Cominciamo con questo primo set che sono gli scenari, appunto questa settimana europea che coinvolge Napoli. Maria Cristina Bertellini ha partecipato all'assemblea di questi giorni. Come hai visto e che scenario, come esci da queste giornate rispetto al mondo che rappresenti, che è il mondo delle PMI? Allora, innanzitutto volevo augurare buon pomeriggio a tutti e un grazie alle scuole che sono qui presenti questo pomeriggio. Devo dire assolutamente che è importantissimo partecipare a questi eventi. Ho avuto l'opportunità, grazie alla Commissione europea, di partecipare anche a Madrid e a Budapest e ringrazio il commissario Nelly Feroci per questa grande opportunità, per il confronto che ha avviato con le PMI italiane. È un confronto importantissimo perché abbiamo bisogno di far comprendere le nostre necessità, e quindi parlare dei temi caldi che sono le PMI innovative, il credito, la digitalizzazione, tutto quello che è importante per crescere, ma dall'altra parte proprio questo innovare. Volevo dire al presidente nazionale, a Baban, che se fosse stato vivo Enrico Mattei, grande presidente dell'ENI, che diceva il futuro è di chi lo sa immaginare, che è stato un grande innovatore come imprenditore, decisamente sono convinta che questo titolo, innovare l'impresa, sarebbe stato suo. E questo è secondo me il taglio che dobbiamo dare a noi, che dobbiamo dare agli studenti. Credere in questo paese, continuare a credere nelle imprese e auguro che tutti loro possano credere nel loro futuro. Grazie. Grazie Maria Cristina Bertellini. Mi introduci l'ospite, abbiamo un ospite straordinario, Ferdinando Nelly Feroci, che è il commissario europeo all'industria e all'impresa. Assolutamente, prego ambasciatore, sono assolutamente, le ho detto, onorata. Grazie per le sue parole. Grazie a lei. La mettiamo al centro. Allora, ha presentato recentemente il rapporto sulla competitività dell'industria in Europa. Che quadro ne emerge anche rispetto ovviamente al paese, all'Italia? Mi permette, prima di rispondere alla domanda, di ringraziare il presidente Baban per questo invito che ha accolto con molto piacere di partecipare a questo straordinario forum di piccola industria. E vorrei anche ringraziare la vicepresidente Bertellini per le sue gentili parole. Vorrei aggiungere una sola nota su questa assemblea delle piccole e medie imprese europee che si è svolta a Napoli. È stata per noi un'occasione fondamentale per ascoltare, soprattutto per ascoltare noi Commissione, voglio dire. È vero che siamo venuti a Napoli anche per raccontare che cosa facciamo per sostenere le piccole e medie imprese, ma siamo venuti a Napoli soprattutto per ascoltare le loro richieste, le vostre richieste, per cercare di fare di più e meglio per il futuro. Il rapporto che abbiamo presentato sulla competitività in Europa è un rapporto dal quale emerge un quadro di luci e di ombre. È un rapporto che purtroppo sottolinea che in questi anni di crisi l'industria in generale, non necessariamente la piccola e media impresa, ma l'industria in generale ha perso spazio, ha perso ruolo, il numero di addetti si è ridotto e si è ridotta anche la quota di partecipazione al PIL europeo che viene prodotta dall'industria manifatturiera. Però è un rapporto dal quale emerge anche che molte imprese, molte industrie con performance variegate, differenziate a seconda dei paesi e dei settori, resistono e resistono bene. Soprattutto resiste molto bene chi è in grado di esportare. Chi è in grado di esportare in Europa, ma chi è in grado di esportare soprattutto sui mercati dei paesi terzi. Alcune indicazioni, direi, molto sinteticamente. C'è bisogno di più investimenti, questo è un dato perfino troppo evidente. Stiamo cercando in Europa di mettere appunto un piano di investimenti, sarà la nuova Commissione a presentare proposte. C'è bisogno di migliorare l'accesso al credito da parte delle imprese, soprattutto delle piccole imprese, che sono quelle che più di altri soffrono nella difficoltà di accesso al credito. C'è bisogno di sostenere le imprese nel loro sforzo di internazionalizzazione, c'è bisogno di ridurre i costi dell'energia che impattano in maniera molto rilevante sui costi di produzione delle imprese europee e c'è un bisogno disperato, se posso aggiungere, di ridurre gli oneri amministrativi. Lo si fa a livello europeo, lo si deve rifare anche a livello degli Stati membri. Proprio su questo, quali sono le azioni anche come dire, concrete che la Commissione ha lanciato e proprio lancerà per favorire il successo di questo sistema delle PMI europee ed italiane sui mercati internazionali, ovviamente con questa sfida obbligata che è quella della ricerca e dell'innovazione continua? Abbiamo alcune iniziative diciamo di carattere sistemico, mi basti qui citare
i negoziati in corso per gli accordi di libero scambio. Noi riteniamo che la creazione di grandi aree di libero scambio sia una straordinaria opportunità per il sistema delle imprese. Stiamo negoziando con il Giappone e con gli Stati Uniti, sono negoziati difficili, ma noi siamo convinti in Europa, siamo convinti che siano un'opportunità straordinaria per le imprese europee. A livello micro abbiamo alcuni strumenti di supporto, come per esempio la rete Europe Enterprise Network e la rete degli SMEs and Voice, gli inviati delle piccole e medie imprese, che si costituiscono un punto di raccordo per il confronto di best practices. Sui mercati di paesi terzi molto spesso competiamo, quindi siamo in competizione, quindi dobbiamo anche considerare questo aspetto, però direi che è molto importante che continuiamo a sostenere le imprese in questo settore. Lei che è stato poi rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea e ora è commissario, insomma ha vissuto pienamente tutte le fasi anche dell'Unione Europea. Che consigli si sente di dare alle imprese di questo paese per sentire l'Europa come anche una vera risorsa per il proprio futuro? Poi vedremo un imprenditore che ci porterà un'esperienza molto concreta su questo, che ha detto, mi ho ricevuto, poi ci porterà come esempio, come case history, ho ricevuto con due imprese, per cui con due soggetti giuridici diversi, quasi 2 milioni di euro, e come dire, mi sono arrivati, cioè, come dire, ce li ho, cioè, mi sono arrivato, è una roba che come c'è, esiste, e che sembra sempre così quasi distante tra questo sistema e il sistema centrale europeo. Ma il messaggio che mi sento di rivolgere a questa platea è soprattutto uno: utilizzate meglio i fondi europei che sono a disposizione delle imprese e delle piccole e medie imprese in Italia. Credo che si possa fare sicuramente meglio, si può fare meglio nella gestione dei fondi strutturali, si può fare meglio nell'accesso ai fondi per la ricerca, ricerca che stimola innovazione. Noi siamo come Commissione a disposizione per mettervi a disposizione tutte le informazioni necessarie per avere accesso a questi fondi europei. L'Europa è amica, diciamo, da questo punto di vista, e vorrei che venisse sentita come tale da tutti voi. Per quella criticità lei la vede proprio un problema quasi di comunicazione Italia versus come l'opportunità che poi ha l'Europa per l'Italia? C'è un problema di informazione, non credo che sia quello fondamentale. Associazioni come queste sono sicuramente in grado di svolgere un ruolo nel facilitare l'accesso all'informazione da parte degli associati. Certo. C'è un problema più generale di migliorare la performance in materia di accesso ai fondi europei. Questo riguarda non soltanto le singole imprese, riguarda in generale il sistema paese. Io sono molto fiducioso che nel prossimo ciclo di programmazione finanziaria, quello che è cominciato quest'anno, l'Italia sarà in grado di fare meglio. Ultima domanda, in un mondo appunto così complesso, articolato, la PMI, cioè la PMI italiana, la scala della PMI italiana, è una scala competitiva che lei vede interessante, di cui vede un potenziale? Assolutamente, e su che punti? Sì, assolutamente sì. Direi che lo siamo stati in passato, continuiamo ad esserlo. Siamo un esempio per l'Europa in materia di performance della piccola e media impresa. Probabilmente per molte delle piccole e medie imprese italiane rispetto a quelle europee esiste un problema dimensionale, però credo che continuiamo ad essere uno straordinario punto di forza dell'economia italiana e dell'economia europea. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Buon lavoro. Complimenti.